Ciao, mi fa piacere ritrovarvi sul canale. Io sono Flavia, canto, scrivo canzoni e faccio cose. Parlo piano perché sono le 4:45 del mattino, anche se siamo tutti svegli in realtà. Oggi andiamo in Sicilia per il famoso matrimonio che non sarà vloggato, ma è domani, quindi vi vloggo la giornata di oggi. Partiamo! Pesche per colazione. Colazione numero 2 all'autogrill, cornetto al cioccolato. Siamo sul traghetto direzione Messina, da cui poi viaggeremo verso Siculiana, che è il paese dove si svolge il matrimonio. È carino, tutto molto carino. Questo è il soggiorno del nostro appartamento. Stanza dei miei, mia e di mia sorella. Per pranzo dell'ottima lasagna di ieri che ci siamo portati dietro, altrimenti sarebbe andata male. Ora siamo a fare un giro ad Agrigento, questa è la chiesa. Il matrimonio si svolgeva in un castello, quindi abbiamo sala delle armi, sala dell'artigianato. Aspetta, devi andare là perché è fighissimo. Dov'è fighissimo? Lì. Però prima... Perché a Simone piacciono tanto queste cose. Questa è una vecchia macchina fotografica. Ok. Questa sono io il giorno del matrimonio. Seguono 10 secondi della mia esibizione. Potete trovare un video un po' più lungo su Instagram. Oggi siamo alla Valle dei Templi, se non ricordo male questo è il Tempio di Giunone e questa è la vista, che è molto ampia e bella. Ora siamo al mare, non ho vloggato il pranzo perché ho mangiato un toast. Questa è la Scala dei Turchi, una roccia che praticamente è stata erosa a forma di scala dagli agenti atmosferici. Siamo a Caltagirone e queste persone sono in corteo per illuminare una scala in onore della Madonna. Hanno cominciato ad illuminarla da sopra, ma ci sono delle persone davanti e non si capisce benissimo il soggetto, per ora. Vi lascio godere lo spettacolo delle fontane danzanti, che per me è una delle cose più belle che ho mai visto. A me sono sempre piaciute tanto queste cose, i giochi di acqua, così. Ecco, ora inizia a delinearsi un po' il disegno sulla scala. E ovviamente che fai? Vai in Sicilia e non assaggi l'arancino, arancina, arancin, asterisco, chiamatelo come vi pare, è sempre buonissimo. Oggi, che è il giorno dopo, la scala è così e il 1972 è l'anno dell'apparizione della Madonna del Monte. Tra l'altro a Caltagirone realizzano oggetti di ceramica bellissimi, mia madre ne ha comprati un sacco e dice che vuole imparare. Molto belle anche le teste di Moro, anche se la leggenda da cui sono nate è a dir poco raccapricciante. Ora non ho il tempo di raccontarvela, ma cercatela su internet se non la conoscete. Ragazzuoli, siamo tornati a casa da poco, è stata una vacanza un po' stancante ma veramente bella, ne è valsa la pena di tutto, devo dire. E adesso siamo di nuovo in partenza, perché c'è la festa patronale al mio paese. Ieri sera mi sono fatta la festa patronale di Caltagirone, questa sera quella del mio paese, che è sempre la Madonna. Ieri sera era la Madonna del Monte, stasera la Madonna del Perpetuo Soccorso.
E quindi andiamo a fare un giro lì perché ci sono i cugini americani che dopodomani partono, c'è mio zio David Gelano che dopodomani parte, e quindi con tutta la stanchezza, no, ho voglia di andarci, però sono anche un po' stanca dopo ore di viaggio dalla Sicilia alla Basilicata, insomma c'è il traghetto di mezzo, non è poco. Però dai, mi va, e mi va anche di mangiare il panino, perché io, dovete sapere, ho la tradizione ogni anno alla festa patronale di mangiare il panino con wurstel, l'hot dog in pratica, perché io adoro gli hot dog. Sì, lo so, fanno male, lo so, li fanno con gli scarti, evitate di scriverlo nei commenti perché non mi interessa, mi piacciono un sacco e continuerò a mangiarli. No, scherzo, giuro, non li mangio spesso, però è come il McDonald's, cioè ogni tanto ne hai bisogno, anche se sai che fa malissimo. Non so se mi spiego. Ragazzuoli, il giorno dopo, ieri sera ero un sacco stanca, infatti siamo stati alla festa tipo un'ora, giusto il tempo veramente del panino e una birretta con i miei cugini. E quindi niente, vi ringrazio tantissimo di aver guardato il vlog, se vi va iscrivetevi al canale, lasciate un like, un commento, attivate la campanella e le notifiche e ascoltate la mia canzone sotto sopra che metterò qui da qualche parte. Ciao!